Il Comune di Teramo si trova a gestire il primo caso di possibile variante del virus Covid-19 riscontrato in un alunno della scuola primaria Serroni di San Nicolò a Tordino. Scatta così la procedura di sicurezza e l'istituto viene chiuso fino al 3 marzo. La decisione drastica di lasciare a casa quasi 400 studenti della Serroni è stata presa poiché il bambino contagiato frequentava il prescuola insieme ad altri bambini di altre classi. È stato quindi impossibile sospendere le lezioni solo per la classe dello studente positivo al Covid e trattarla come una bolla isolata. La sospensione è stata disposta fino al 3 marzo, compreso, perché abbiamo due blocchi di tamponi, uno il 24 e uno il 2 marzo, quindi all'esito di questo monitoraggio e di questa verifica che riguarderà gli alunni interessati e i docenti, appunto all'esito di questa verifica si procederà ad effettuare tutte le valutazioni su un'eventuale riapertura che io auspico possa avvenire, perché vorrà dire che ancora una volta la circolare ha funzionato e la situazione delle varianti, delle sospette varianti ha un po' alterato il funzionamento dei protocolli, quindi è assolutamente necessario che si apportino delle modifiche e delle integrazioni, perché la fase che stiamo vivendo è una fase di incertezza sulle varianti, sulla gestione dei casi di sospetta variante, quindi è necessario rivedere il protocollo. Un giorno triste per la scuola primaria Serroni, una chiusura che getta nello sconforto la dirigente scolastica Adriana Piscella. La speranza è che si tratti di un caso isolato. Non è stato possibile circoscrivere la bolla in quanto il bambino frequentava il prescuola e quindi pur nel rispetto del protocollo Covid, del Covid normale, praticamente ci siamo trovati a non poterci circoscrivere la bolla, questo perché il caso di variante richiede un protocollo più stringente.